Salve a tutti e benvenuti nel terzo episodio del mio Let's Play Walkthrough Gameplay di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Un titolo molto lungo da dire, ma ce l'abbiamo fatta. Nello scorso episodio avevamo giocato l'episodio 2 Grande Mela e avevamo anche battuto Rocksteady in una boss fight. Se ve lo siete persi, vi consiglio di andarlo a rivedere, ma oggi giocheremo al terzo episodio, Mutanti a Broadway. Quindi, senza ulteriori indugi, direi di iniziare. Episodio 3, Mutanti a Broadway. Luogo, Broadway. Esattamente, anche questo livello l'avevo già giocato in quel video che ho registrato, ma in cui era uscito male. Ma che era uscito male. E quindi so più o meno come giostrarmi. Cioè, so che è un livello appunto di in cui ci si muove in questo modo. Bene, me l'ho dimenticato questi stronzi. Questi davvero non so proprio come evitarli. Mentre questi so che conviene a momenti batterli con gli attacchi in salto. Ma posso anche batterli in questo modo. Questi è meglio proprio evitarli, va. E infatti, guardali che merde. Fuori tutti. Oh, via. Via quelli. Ciò, bravi. Eccolo che arriva questo, incazzatissimo. Via. Ah, crepa. Ah, non è morto. Fanno poco danno allora, eh. E dai, devo saltare meglio. Via, via, via. Dai, mi hanno preso comunque. Arrivano, eh. Oh no. Oh no, questi. Fuori uno. Fuori due. Senti questi che ritornano indietro. Oh. Vabbè. Provato. Ah, crepate, stronzi. Via. 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 Andatevene immediatamente. Robo di merda. Oh. Boss fight? Oh sì, boss fight. Credo. Un po' ti colpisco poi. Anche perché mi fate un bordello di danno. Ok, no, non siamo ancora arrivati alla boss fight. Mi servirebbe una pizzettina però, eh. Mi servirebbero degli HP, ragazzi. Datemeli, per favore. Bella la musica però sotto. E no, via voi. Via. Olè. Fuori. Dai. Ecco fatto, crepa. Non ho la special, mannaggia. No! Devo saltarli quelli. Ok, mi prendo la pizza. Porco cane, li avessi saltati. Oh no, questi. Madonna, me li ricordo, sono stronzissimi. Ok. Ok. Abbiamo un sacco di altri nemici base che non ci preoccupano più di tanto. E di nuovo questi. Ok, fuori uno. E fuori un altro. Perfetto. Attenti alle macchine, o meglio, attenti alle buche qui. No, voi andatevene via. Ok. Attenti. Bene, via voi. Porco cane, fuori. Anche voi, ma no, ma no, mi hanno preso. Guardali, che infami. Vabbè, buonanotte, qua la vedo dura, eh. Facciamo che attivo la special e fuori tutti. Ok. Una pizza, ok. Boss fight? È arrivata la boss fight? Turtle Tenderizer, Monster Truck Trita Tartarughe. Con sopra Rocksteady e l'altro? Vabbè. Che però prendi danno quando gli vai vicino, è proprio stupida come cosa. Si può dire? Guarda. Non puoi farli combo praticamente. Ok.
Poi ti investe. Sì, questa boss fight non mi era piaciuta minimamente. Proprio brutta. Guarda. Devi continuare a muoverti, devi colpirlo così. E poi comunque ti prende lo stesso, guarda. Anche se ti muovi. Dai, spara. Olè. Ride, vabbè. Qua è impossibile evitarlo, cioè non capisco. Ho pure perso anche la vita, tra l'altro. Guarda, ti prende comunque, ti predicta. Predicta. Eccolo, e poi ti investe. Io davvero questo non capisco come debba essere fatta. Cioè, magari saltandoli così, però. Sembra strano. Guarda che danno ti fanno, poi tra l'altro, loro. Oh, magari devi davvero saltarli. E saltandolo diventa una cavolata, eh. Cioè. Magari è davvero così che si fa. Devi semplicemente saltarlo, così diventa davvero una cavolata, guarda. Non ti prende mai. Eccolo che parte. Niente, però così ti predicta comunque. Ecco le bombe. Le saltiamo. Ok, distrutto, buono. Potevo anche potenziarmi, tra l'altro. Ok, non la migliore delle boss fight, devo dirvi la verità. Eccoci qui. Sapete che... Guardiamoci questo filmato con Shredder, proprio incazzatissimo. E sapete cosa? Ma rigiochiamocelo. Dai. E facciamolo. Voglio provare a completarlo senza morire. Cioè, senza proprio perdere la vita. Senza farsi colpire mai, è un po' difficile, la vedo dura. Però, rigiochiamocelo. Vai. Perlomeno cerchiamo di non farci colpire due volte dagli ostacoli. Che anche quella è una sfida che si può superare. Ok. Guardalo che infame. Bene. I robottini sono infami, eh. Via. Dai, che merda, mi ha colpito così a tradimento questo. Via, dai robottini. Ah, ha colpito a tradimento io invece questa volta. Fuori. E non muore. Sei resistentissimo, bro. Sei davvero resistente. No, porco cane, ancora. Mi sono fatto fregare da questi. Ok, stiamo su. Poi andiamo giù. Poi andiamo di nuovo su. E quindi arrivano tre. Sì, esattamente come prima. Ok, ora arrivano i motociclisti. Fuori tutti. Via tutti. Via. No, ho cercato lì. Non mi hanno colpito a culissimo. Ok. Giù. Ah no, ora tocca a loro. Vabbè. Qua ho capito che devo saltarli. E non mi colpiranno mai. Quasi. Che botte da orbi. Ok. Però tra poco dovrebbe arrivare una pizza, no? Noi ce la accigliamo qui, non veniamo colpiti. Eccoli di nuovo questi. Fuori tutti i robottini. Ok, poi arrivano le motociclette, che noi colpiamo anche abbastanza facilmente. Dai, però questo era un colpo per uno, cioè. Ok, fuori tutti. Va bene. Ma dai, ho provato a saltare.
No, la mia pizza! No, dai, questo è un livello di me, cioè non va bene. Una run del cavolo è questa. No, va per niente bene. Ho perso pure la pizza, ho perso la sfida. Niente, distruggiamoli tutti con la special questi. No, non va per niente bene. Peccato. Però, proviamoci comunque. Abbiamo una combo di 41 colpi, che non è male. Eccoci qui. 41 colpi buttati nel cesso per colpa di questi robottini. Morirò probabilmente. Sono morto, sì. Posso fare un montante? Sì che posso fare un montante. Olè. Pizza, questa volta me la prendo. Ah, sono full vita, ok. E ritorniamo con la boss fight. Guardali lì, cazzatissimi. Turtle Tenderizer. Sì. Va bene, iniziamo subito con questo. Va bene. Non posso proprio colpirlo, cioè non posso avvicinarmi. Poi iniziano con questa. Che ovviamente non puoi evitare. No, che brutta boss fight. Fatta male proprio. Guarda, non puoi evitare i colpi. Cioè, ti predicano dove stai andando, oppure lo tirano sempre nello stesso punto. A quel punto è solo da imparare a memoria. Sarebbe un peccato, però. Guarda, provi ad andare avanti e la macchina comunque è più veloce di te. Cioè, non capisco dove tu debba evitare il colpo. Guarda. Niente. 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 Cioè non può colpirli. Poi iniziano con questo. No, non mi piace. Questa boss fight è proprio per me concepita un po' male. Cioè probabilmente ci sarà la tattica da attuare per batterli, però non mi sta piacendo. L'ho anche rigiocato un'altra volta per esserne sicuro. Provando magari a saltare fin dall'inizio, ma anche così. Ti prendono comunque con le bombe. Cioè, c'è questa fase in cui devi semplicemente evitare il colpo ed è una noia mortale. Anche perché dura un casino. Abbiamo proprio perso. Ok, no, allora andiamo alla mappa. Andiamo alla mappa e concludiamo qui il video. Peccato, per ora terzo livello, il peggiore di gran lunga di tutti i livelli che abbiamo fatto. Ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate perché questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.